Ciao ragazzi, buongiorno, iscrizione al canale e attivazione della campanella. Ma non ti conosciamo, bravi, così si fa dal nulla. Allora, mercato di gennaio. Ibra sì, Ibra no. Capisco chi lo vuole, perché anche per me rimarrà sempre nel mio cuore. Ci ha fatto vedere cose che nessuno, nonostante Ronaldo il fenomeno fosse più forte, Ibra era un giocatore illimitato, senza limiti, cose che nessuno ci farà mai più vedere, ai noi. Ma io non lo voglio perché poi è andato al Milan, perché ha fatto il gestaccio alla curva, ma quelli sono gesti che anche quando il padre viene mandato a quel paese dal figlio, quindi sono quei gesti tra persone che si amano, quindi lo voglio anche accettare, lo voglio anche cancellare quel gesto. Non voglio Ibra perché è andato principalmente al Milan, e quando stava al Milan e anche dopo ha dichiarato il Milan la sua casa, ha dichiarato espressamente la sua preferenza per l'ambiente e i colori rossoneri, punto. Da quel giorno, come Balotelli, che per me rimarrà sempre un grandissimo calciatore, per me Ibra non può indossare neanche Inter Foundation, Inter Forever, Inter Scapoli Ammogliati, Partita della Pace, Partita del Cuore, non deve assolutamente più indossare la maglietta nera-azzurra dell'Inter, ok? Rimarrà sempre nel mio cuore, lo adoro, ci vado a giocare a calcetto con la maglietta di Ibrahimovic. Io posso indossare la maglietta di Ibrahimovic dell'Inter, lui no. Seconda motivazione, ed è una grande motivazione dal punto di vista morale: abbiamo tarpato le ali a un 17enne che, per detta di tutti, per me no, però per detta di tutti, quindi capiranno nel mondo del calcio più di me di calcio, spero, è il talento più cristallino dai tempi di Totti in poi. A 17 anni non si è visto mai un giocatore, tolto Balotelli che era un'altra categoria, già ne abbiamo parlato, un giocatore italiano, realmente italiano, quindi riescludiamo Balotelli, così forte come Sebastiano Esposito. Quindi le abbiamo tarpato le ali, che non l'abbiamo dato in prestito, le abbiamo tarpato le ali perché gli è stata negata da Conte, ed è giusto così, la partecipazione ai mondiali Under 17, una vetrina importantissima, un mondiale che, se l'avesse fatto bene, e l'avrebbe fatto bene Sebastiano Esposito, l'avresti rivenduto già il giorno dopo a 30 milioni. Comunque, non l'hai mandato in prestito a giocare e lo stai facendo marcire in panchina, e gli stai facendo fare partite farsa come quelle della primavera. Non l'hai mandato al mondiale Under 17 perché sei infortunato, mister invecchiamento precoce Sanchez. Adesso che fai? Stai pensando a gennaio per Ibra? No. Se avete veramente un cuore, se avete veramente una faccia e solo una, lanciate Gennaro, lanciate Sebastiano, detto Pizzeria Esposito. Perché altrimenti non dite, come faccio io per primo, la primavera dell'Inter non sforna talenti, e non l'hai mandato in prestito, e non l'hai mandato in nazionale, e adesso sei infortunato, la nostra prima riserva in attacco, puntate su di lui. Che fallisca o no, non mi interessa. Perderemo punti per strada? Non mi interessa. Adesso puntate su di lui, perché non è giusto dal punto di vista morale, ok? Che un giocatore, pur giovane che sia, che tutti reputano forte, che l'Inter si è voluta tenere stretta, non è giusto che adesso ci si infortuni un attaccante e noi non lo buttiamo nella mischia. Quindi, nonostante io sono sempre un criticone verso questi pseudo talenti, puntiamo tutto, puntiamo il nostro parco riserve tutto su Sebastiano Esposito. Quindi forza Seba, io ti sponsorizzerò fino alla morte. Giocherai male? Non fa niente. Abbiamo avuto Eder come riserva tutto questo tempo, che ci ha fatto perdere un derby pareggiandolo due pari, entrando in ciabatte senza motivazioni, senza orgoglio, senza grinta. Abbiamo avuto Tommaso Rocchi, abbiamo avuto
abbiamo giocato con Ricky Alvarez, ragazzi. Adesso perché non giocare con un 17enne? Quindi, forza Sebastiano Esposito, forza Pizzeria Esposito. Iscrivetevi e attivate la campanella. Ibra, non grazie. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Ma ti detesto. Forza Pizzeria Esposito. Un bacio e iscrivetevi, ragazzi.